Oroscopo settimanale, dal 14 al 20 marzo 2022. Ariete. Amore, questa nuova settimana inizierà davvero molto bene per voi e per i vostri affetti. Già i primi giorni, infatti, saranno abbastanza buoni per i rapporti e per l'amore in generale. Le stelle vi porteranno una certa passione, tutta da vivere. Anche per i single sarà un buon periodo per fare delle nuove conoscenze piuttosto interessanti. Potrete fare dei passi in più. Lavoro. Non si escludono novità per la nuova settimana lavorativa. Qualcuno di voi vorrebbe cambiare aria, addirittura percorso. Toro. Amore. Questa settimana di marzo dovrebbe essere generalmente abbastanza tranquilla per i sentimenti. Con il partner o con una vostra nuova conoscenza, tutto dovrebbe proseguire in maniera serena. Molto difficilmente vi ritroverete ad avere problemi o intoppi con chi vi sta intorno. Fare attenzione è comunque sempre utile e importante. Lavoro. Saranno i giorni di routine per i tanti impegni di lavoro. Tutto dovrebbe andare liscio. Impegnatevi a fondo. Gemelli. Amore. Non sarà una settimana di grandi novità in amore, molto probabilmente. Pare che comunque le stelle vi lasceranno piuttosto sereni, anche se non si esclude qualche momento no. Si potrà comunque superare in tutta tranquillità, soprattutto se al vostro fianco avete una persona davvero speciale. Per i single bisognerà attendere un po' prima di avere qualche nuova conoscenza fortunata. Lavoro. Il cielo di questo periodo si prospetta piuttosto sereno, anche sul posto di lavoro. È possibile che avrete a che fare con i vostri soliti impegni professionali. Cancro. Amore, in questi giorni di marzo molto probabilmente sarete più presi dalle questioni di lavoro più che da quelle sentimentali. In amore dovrebbe essere un periodo tranquillo, d'altronde la negatività di Venere sembra essere stata superata in maniera definitiva. Dovrete sempre ricordarvi di non tralasciare l'amore, nonostante i tanti impegni o i tanti pensieri che avete. Lavoro. Sarà una settimana molto importante per tanti di voi. Potrebbero infatti arrivare delle novità, dei nuovi accordi. Qualcosa si muoverà in ambito professionale. Leone. Amore. In questa nuova settimana non sempre ci saranno giorni vantaggiosi sul fronte dei sentimenti, dei passi in avanti e dei nuovi incontri. Fatto sta che alcune giornate potrebbero rivelarsi particolarmente fortunate grazie alla posizione delle stelle. Si tratta soprattutto del venerdì, in cui qualche piccola novità potrebbe arrivare per l'amore e per i vostri rapporti. Lavoro. Le stelle potrebbero riservarvi qualche buona occasione nel settore lavorativo. In effetti, dovrete racimolare le idee e dare il massimo, perché potrebbero arrivare ottimi risultati. Vergine. Amore. Tutto molto bene per la vostra love story in questa nuova settimana del mese. Certo è che nemmeno i single potranno lamentarsi troppo. Infatti, non mancheranno le nuove conoscenze, soprattutto per chi andrà in cerca di nuovi incontri e di nuove emozioni. Dovrebbe essere un periodo abbastanza piacevole in questo senso, quindi non potrete fare altro che godervelo. Lavoro. Potrebbero arrivare dei giorni importanti per il lavoro in questo periodo. Intorno a metà settimana vi toccherà concentrarvi e impegnarvi un po' di più da questo punto di vista. A maggior ragione se avete intenzione di fare un passo in più, di ottenere qualcosa di importante. Bilancia. Amore, la settimana partirà veramente molto ma molto bene in fatto di sentimenti e non solo per chi è già impegnato. Già in questi primi giorni, infatti, potreste notare una grande passione con il partner. I più fortunati, però, potrebbero essere proprio i cuori solitari, che potrebbero fare una nuova conoscenza e intraprendere un nuovo rapporto piuttosto interessante in vista del domani. Lavoro. Molto probabilmente non sarà così fortunata la settimana sul fronte del lavoro, eppure molto difficilmente potrete lamentarvi in queste giornate del mese. La strada giusta sarà come al solito quella di impegnarsi a puntino per ottenere tutto ciò che desiderate in ambito professionale. Scorpione. Amore. Sarà una settimana che forse non porterà novità in amore, ma comunque potrete vivere le emozioni che verranno. Con la persona che avete accanto, saranno delle giornate abbastanza tranquille e difficilmente potrete lamentarvi.
Per quanto riguarda i single dello Scorpione, probabilmente bisognerà attendere ancora un po' per provare qualcosa in più, ma nulla è detto in amore. Lavoro. Più soddisfazioni potrebbero arrivare sul posto di lavoro, perché finalmente potrebbero esserci dei risultati che stavate aspettando da diverso tempo. Una settimana di marzo che non potrà non piacervi e gratificarvi, soprattutto dopo tanta fatica. Sagittario. Amore. In amore, in questa settimana potreste essere leggermente insofferenti. Se avete un partner o comunque siete innamorati di qualcuno, potreste sentirvi un po' gelosi e questo non aiuterà il vostro rapporto con quella persona. Magari non c'è nemmeno un reale motivo dietro. Dovrete cercare di stare più tranquilli, altrimenti potreste avere più intoppi del previsto. Sarebbe un vero peccato, non credete? Lavoro. Per i vostri impegni settimanali dovrebbero essere invece dei giorni piuttosto sereni. Molto probabilmente avrete a che fare con la vostra solita routine e nulla di più. Tutto ok. Capricorno. Amore, questa nuova settimana di marzo si prospetta particolarmente interessante e piacevole per i sentimenti, grazie alla buona posizione delle stelle. Intorno a metà settimana, soprattutto, dovrebbero arrivare delle notizie per i single in attesa di nuove emozioni. I cuori solitari dovrebbero fare dei nuovi incontri, delle nuove conoscenze parecchio piacevoli. Potrebbero rivelarsi dei giorni abbastanza buoni, anche in vista del domani. Lavoro. Non saranno delle giornate troppo piene di novità per quanto riguarda il lavoro. Nonostante questo, potrebbero comunque arrivare delle notizie o degli accordi niente male che vi piaceranno. Acquario. Amore, con tutta probabilità, viste le stelle di questa settimana del mese, dovrebbe essere un periodo tranquillo per i sentimenti. Non aspettatevi troppe novità, anche se in amore non si sa mai e le emozioni potrebbero sempre sorprendervi proprio sul più bello. Sia per chi è impegnato in una storia, sia per chi ha ancora il cuore libero da impegni e legami, dovrebbero essere delle giornate serene. Anche perché sarete impegnati soprattutto su altre questioni. Lavoro. È proprio sul posto di lavoro che avrete parecchie cose da fare. Anche perché già verso inizio settimana potrebbero arrivare delle novità, magari un nuovo accordo o un nuovo progetto professionale. Pesci. Amore. È possibile che non la pensiate esattamente come il vostro partner, e questo potrebbe portare ad alcune discussioni settimanali. Soprattutto intorno a metà settimana dovrete fare un po' di attenzione in più a questo aspetto, e non soltanto in amore. Il discorso, ovviamente, è da ritenersi identico anche per chi è single. Tutto sommato non sarà un periodo complicato, e ci saranno dei giorni abbastanza sereni per i rapporti personali. Lavoro. Proprio come appena detto per i sentimenti, in questa settimana qualcuno potrebbe non condividere le vostre idee. Attenzione perché qualche piccolo contrasto, dettato da questa situazione, potrebbe portare chiaramente a delle conseguenze. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.